Si avvicina il fischio d'inizio per la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Il torneo torna con un unico paese ospitante, la Germania. Le 24 nazionali su 54 che hanno passato la fase di qualificazione si sfideranno per il titolo di campione d'Europa. 51 partite si susseguiranno in 10 stadi, da Berlino a Monaco di Baviera, con la fase a gironi, 6 gruppi da 4 squadre a dare il via alle ostilità. L'Italia di Spalletti, campione in carica dopo il trionfo agli europei 2021 sull'Inghilterra, è pronta a difendere il titolo, ma la concorrenza si sa è agguerrita, con diverse nazionali intenzionate a giocarsela soprattutto grazie ai giovani talenti emersi negli ultimi anni. Due squadre allora pronte a scendere in campo: oltre alla nazionale italiana di Luciano Spalletti, c'è anche quella della Rai, con i suoi inviati schierati sul campo, che attraverso trasmissioni, dirette, rubriche, servizi e approfondimenti ci racconteranno tutte le emozioni di questi europei di calcio. Alessandro Antinelli, giornalista e telecronista Rai, sarà il team leader di tutta la squadra della Rai agli europei. Saremo a Casa Azzurri dalla mattina alla sera, in onda, collegati. Squadra della nazionale incrementata dall'innesto di Andrea Stramaccioni, quindi avrò il piacere e l'onore di essere in studio con Lelia Dani e Andrea Stramaccioni, Antonio Di Gennaro e Alberto Rimedio per la telecronaca, Tiziana Alla, Andrea Riscassi, per un impegno che è 24 ore su 24. Cominceremo con una mattina, finiremo con notti europee intorno all'una. Abbiamo anche un ufficio di corrispondenza a Berlino e da lì seguiremo tutte le partite. E abbiamo anche tanti colleghi itineranti che seguiranno tutte le partite che trasmetteremo, che sono 31, 22 alla sera, 9 alle 18, 9 al pomeriggio. Insomma, siamo su tutte le partite di Euro 2024 per garantire il miglior servizio possibile. Credo che per gli uomini e le donne che saranno in campo sia la squadra migliore di sempre. Come ricordava Antinelli, nel dettaglio saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a 4 coppie di telecronisti, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, che commenteranno le partite dell'Italia. Ah, è sempre una grande emozione quando arriva un grande torneo internazionale con l'Italia. Al Mondiale in Qatar è mancata, sarà tra le protagoniste del prossimo campionato europeo. Naturalmente l'auspicio è che possa bissare lo straordinario successo del 2021. Sicuramente non siamo tra i favoriti, ma non lo eravamo nemmeno allora e nemmeno nel 2006 e nel 1982. Quindi l'Italia parte non tra le nazionali top, però sicuramente ha le qualità, le caratteristiche per poter fare il suo percorso e soprattutto emozionare gli italiani sulla Rai. Sì, siamo campioni in carica, quindi è un'occasione importante per far vedere che siamo ancora Italia, che abbiamo la nostra tradizione, la nostra storia, e quindi siamo consapevoli del percorso. Non sarà facile ripetersi, però insomma noi da parte nostra ci metteremo tutto l'impegno, come sempre, professionale e anche di enfasi. Ci saranno poi anche Stefano Bizzotto, Lelia Dani, Dario Di Gennaro, Andrea Stramaccioni, Luca De Capitani e Sabino Nela. La Rai, devo dire che è sempre pronta a sostenere, accompagnare. Mi piace il modo in cui viene raccontato il calcio, mi piace la collaborazione anche con la federazione, cioè la voglia proprio di essere un tutt'uno, ognuno chiaramente con i suoi compiti, le sue funzioni, per arrivare, come dico sempre, alla testa e al cuore delle persone. Sì, è veramente una squadra competitiva che ovviamente si affianca a quella azzurra, a quella di tutti noi italiani, e che sicuramente la Rai, come sempre fa per queste manifestazioni, seguirà con grandi mezzi, con grande competenza, con grande professionalità. E per me è un piacere e anche un onore essere tornato a dare il mio contributo. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento. Per quello delle gare in programma, alle 18 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l'ex arbitro Mauro Bergonzi alla Moviola per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano. La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30 su Rai 2 con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Bart, e con Giulia Stronati, che curerà lo spazio dedicato al calcio a mercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse a caccia di talenti e di occasioni. Assolutamente, io avrò la conduzione di Dribbling Europei, che torna in un orario storico per il palinsesto
palinsesto della RAI, perché noi andremo in onda tutti i giorni su RAI 2 dopo il TG2 alle 13.30, quindi con i collegamenti con l'Italia, con quello che si starà vivendo in Germania, con il calciomercato, e poi via via tutta la giornata andrà avanti con gli studi delle partite fino alla trasmissione finale Notti Europee. La seconda serata di Rai 1 invece subito dopo le partite sarà appannaggio di Notti Europee con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusy Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali. Tutta la Rai ancora una volta si impegna, copre tutto, gli eventi con personaggi veramente forti e preparati, quindi sarà un europeo non solo protagonista di quello che vedremo in televisione, ma protagonista anche fuori dal campo. Dunque tutto è pronto, gli appassionati potranno seguire ogni momento dell'avventura della nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti, impegnata nella conquista del titolo europeo sui canali Rai. Un'estate insomma all'insegna delle emozioni per i tifosi di tutta Europa, con un mese di grande calcio in programma. È chiaro che noi ci arriviamo da campioni in carica e l'augurio è che con la ventata nuova di Spalletti si possa arrivare più lontano possibile. Davvero, è una bella emozione, eh? Una bella emozione. Purtroppo non siamo stati l'ultimo mondiale e questo europeo ci arriviamo da campioni in carica, quindi abbiamo avuto un percorso un po' difficile, abbiamo una nazionale che a tratti è anche sperimentale, perché Spalletti ha avuto poco tempo per lavorarci, però l'entusiasmo è poi quello degli italiani che accompagnano quella maglia. Allora tutti a tifare la nazionale di Luciano Spalletti. Fino alla fine è forte, anche perché siamo forti e determinati e noi in questi eventi troviamo sempre risorse straordinarie.